è da qui che deve partire appunto un collegamento forte per le prossime generazioni tra quello che è stato la storia del nostro Veneto e di Venezia, con la centralità appunto delle foreste, e nell'ambito climatico e dell'ecologia appunto un passaggio verso le nuove generazioni, con tutto quello che sarà appunto il futuro collegato tra l'altro al PNRR e ai suoi importantissimi investimenti. Investire nelle nostre foreste per tutelare il territorio è uno dei messaggi lanciati oggi nel corso della 2 giorni organizzata in Cansiglio da Longarone Fiere e Veneto Agricoltura. Bisogna ritornare a produrre legno di qualità, bisogna ritornare a coltivare le foreste e poi successivamente pensare al resto, al fuori foresta, all'agriturismo e alla sostenibilità ambientale. Legno Veneto certificato per una filiera di alta qualità. La foresta del Cansiglio ha un potenziale di sviluppo incredibile, adesso ha fatto vedere a tutto il mondo, direi, come si possono gestire le foreste, e questo è solo un piccolo aspetto di quello che può fare, quindi produrre legno di qualità, legno certificato. Siamo i primi a essere certificati in Italia in alcune certificazioni importantissime di sostenibilità. Legno che però viene acquistato dalle segherie austriache, che poi ce lo rivende con i tavolati. Torna qui come legno lamerale, come X-Lam, con le migliori tecnologie. Ecco, dobbiamo completare, c'è un buco nella filiera. Non siamo in grado di trasformare con le migliori tecnologie quel legno in quel valore aggiunto che sta al passo con i tempi. Perché va detto che se da qui la Serenissima ha costruito la sua flotta per secoli invincibile, oggi sempre da qui può svilupparsi un intero comparto dedicato alla bioedilizia, ideale continuazione di una gestione del bosco che dura da oltre mezzo millennio. Continuare i piani di gestione che, ripeto, da 500 anni qui trovano storia, esempio, vanno aggiornati sicuramente con specie particolari, con modalità anche di gestione della silvicoltura nuova, quindi meccanizzazione spinta, anche legni pregiati che devono essere trattati diversamente rispetto ad altri. Temi centrali di questi 2 fine settimana organizzati da Longarone Fiere per la prima volta fuori dagli storici padiglioni, dove accanto ai dibattiti sul futuro della silvicoltura ci sono state anche prove pratiche con macchine innovative per il taglio e la selezione degli alberi. Abbiamo avuto circa 5.000 visitatori, che sono numeri importanti per una piana come quella del Cansiglio, che si è fatta conoscere a un pubblico sicuramente più vasto, ma ha dato la possibilità di avere degli spunti di riflessione importanti sul futuro della foresta e del bosco.